L'annuario XAI fissa determinati criteri per l'organizzazione di un rally sprint. Innanzitutto devono svolgersi dall'inizio delle verifiche fino all'orario previsto per l'esposizione delle classifiche nell'arco delle 24 ore. Inoltre, per quello che concerne le prove speciali, il singolo impegno cronometrato non può superare i 4 km di lunghezza, mentre il percorso totale di competizione, ossia di speciali, deve essere compreso tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 km. Per il percorso totale, il limite minimo e il massimo è di 40 e 160 km. Nati con lo scopo di essere gare propedeutiche, ossia il primo gradino da salire per passare da semplice spettatore a protagonista in prima linea, i rally sprint stanno riscuotendo sempre maggiore interesse anche tra i cosiddetti gentleman driver. Il motivo è semplice e presto spiegato. Viste le loro caratteristiche, si conciliano perfettamente alle esigenze del giovane che, appena attaccata la patente e la licenza, vuole vivere l'avventura dei rally e quelle dei più adulti, che però per questioni di lavoro non possono permettersi di partecipare a gare più lunghe. Questione di tempo, principalmente. In un paio di sere si riesce a fare la ricognizione del percorso, in un solo giorno si esaurisce la gara. In 24 ore si fanno verifiche, gara e premiazioni. Forse il ritmo è più serrato, con controlli orari tiratissimi e riordini solo sulla carta, ma per chi deve conciliare la propria passione con il lavoro, è la migliore soluzione. C'è poi il discorso legato ai costi. Innanzitutto la quota di iscrizione è decisamente inferiore rispetto a quella per un rally di Coppa Italia. Inoltre, visto il tempo limitato per ricognizioni e gara, inferiori sono anche i costi relativi a pernottamenti, pranzi e carburante. Tante volte i ragazzi non rinunciano ad assistere allo spettacolo di una prova speciale, covando il desiderio, almeno per una volta, di salire su una vettura da rally. Certo, per questo motivo tante case automobilistiche hanno istituito dei trofei monomarca, ma i costi sono spesso proibitivi. Ecco quindi che l'opportunità di noleggiare per qualche milione un'auto e percorrere un paio di chilometri con il casco in testa fa avverare tanti sogni. E questo è uno dei tanti motivi per cui i rally sprint continuano ad affollare i calendari nazionali, facendo sempre il pieno degli iscritti. Ed infine un discorso relativo ai comitati organizzatori. Visti i problemi di reperimento di sponsor e di quelli legati ad autorizzazioni, i più pessimisti attribuiscono in futuro ai rally sprint un periodo di pieno splendore. Gioire o piangere, per chi ama veramente i rally è difficile rassegnarsi a dover rinunciare a gare maratona di 2 o 3 giorni, ma allo stesso tempo è confortante che in un modo o nell'altro i rally possano sopravvivere anche se in miniatura. You can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture highway in my sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna grow. I rally maggiori sono spesso penalizzati dalla mancanza dei piloti che non possono dedicare molto tempo alla preparazione di un rally. Tra prove, magari sono anche distanti, per cui ci sono tempi di trasferimento notevoli, e poi la durata stessa del rally, che si svolge spesso in più giorni. Invece il rally sprint dura esattamente 24 ore dal momento delle verifiche al momento delle premiazioni, per cui assolutamente dà la possibilità a tutti, anche a chi lavora, anzi in particolare a chi lavora, di dar seguito alla propria passione, quella dei rally. Via di là!
Maria, scusa, la voglio via di là.